a tutti e bentornati qui allo Let's Play di Spyro the Dragon. Siamo giunti finalmente alla, come cacchio si chiama? Beh, avete capito, pianure d'autunno. Un livello altamente eroico, erotico. E siamo in compagnia di un tanto raffreddato quanto raffreddato come si chiama? Ah, Most 98 Fired. Alias Most 98 Fired. Alias Most 98 Fired. Bravo. Mai dire il proprio nome alla polizia e agli adulti, non è vero? Vabbè, che mi rintracciano lo stesso. Ma tu ci vedi? Ci vedi quello che sto facendo? Ci vedi? Sì, vendo le copie craccate dei giochi a scuola, quindi. E spacci anche la mia risata ai tuoi compagni, la mia sacra risata, che vergogna. Esatto, spaccio anche il Nemesis. Il Nemesis come qualcosa di altamente erotico. Ma che schifo! Colline frattura. Qui c'è il Nemesis. Spiro a forma di Nemesis. Spiro a forma di Nemesis. Ma qua ci sono i calanchi di Skelos. Coca. Calanchi di Skelos, ci leggi? Ah, i calanchi di Skelos. Non vuol dire un cazzo, non vuol dire calanchi di Skelos. È come dire pene. Pene arrostito. Sono una ciorella. Sì, io non volevo mandare quelle moti con sconcia, sinceramente. Poi tanto sconcia non era, erano solo due cani che stavano. Secondo la leggenda c'è un portale per Zefiro qui. La leggenda racconta che io so come attivarlo e. 400 gemme. Ah, andiamo. Ma ficcale in culo. Tende il ricchione. È un ricchione. Zefiro. Devo arrivarci! Purtroppo no, dobbiamo utilizzare le sfere. Ben fatto, Spiro! Il potere di lettura ha attivato il turbine! Avevo letto una cosa oscena, ma non la ripeterò ora. E qua c'è il circuito metro. Ma quel turbine dove gli esce? Penso dal bucio. Vediamo un mondo immenso. Gli sfondi li potevano fare più belli come quelli dell'uno. Li preferivo. Si è bloccato lo schermo. Come si è bloccato? Anzi no, ora sei bloccato. No, sto correndo veloce, per questo va a scatti. Qua da piccolo non ci arrivavo, che essendo rotta la parete potevi incornarla e prenderti una bella sfera. E poi qua il ricchio. Il pesce? Sì, questo è Spiro 1. È venuto anche il ninja seccatore in tutto questo. Perché se... No, ma scusa, il suono non era di Spiro 1. E poi non ci sappiamo ancora arrampicare. Bene. Scommetto che per un drago ricchione come te non è un problema pagare gemme per imparare ad arrampicarsi. Ti insegnerò io in cambio di una prestazione di una somma modesta. Amala. Vabbè, così impariamo ad arrampicarci. Ciao. Bravo. Com'è andata? Benissimo. Ya, com'è andata? Sei stato bucciato. Sono uscite le pagelle pure da te. Che? Le pagelle da te sono uscite. No, usciranno venerdì 18. Venerdì 17. Scottatura. Merda di cane. Francese il 4 già annunciato dalla professoressa, dato che non mi faccio mai compiti. Come mai? Colline frattura. Così perché la professoressa. Stavo trafiato, mi sapete, bla bla bla. Perché tu fai let's play invece di farti compiti, vergogna. No, questo no. Qua in questo livello voglio citare una scorciatoia ideata da Devil. Non so come si pronunci, Devil Chon. Si incazzerà perché non l'ho saputo pronunciare. Mi ha chiesto di citarla. Comunque c'è una scorciatoia. Non la pratico perché sto facendo il let's play in modo regolare. Ho 8 in tutto. Hai 8 in tutto. Tranne in qualche cosa. Tranne in educazione sessuifica, dove hai soltanto 9. Che vergogna. Con un fratello come me dovresti insegnare tu al professore. Educazione di merdologia. No, perché scendono le monete? È perché ho pagato il ricchione per aprirmi il portale.
Educazione morroida. Educazione morroida. Questa. Stai zitto. Pazza intera mala. È una merda infinita che ti caca una vita. Merda intercatala. Stuprala. Questa merda stuprala. Questa è quella modificata da Umberto. Oh, e stai zitto e smettila di cantare. Giusto a distanza equatoriale dal microfono. Madonna, che come ti puzza l'alito. Devi andare a lavarti i denti. Ma non te li lavi dallo scorso quadrimestre. Francesco, ti prometto che se continui a cantare questa canzone. Tutta la notte. Francesco, se continui a cantare questa canzone. Va bene, allora io da d'ora in poi canterò sempre durante il Let's Play la versione modificata da Umberto che prende per il culo la Inter. L'hai voluto tu, Francesco, devi stare zitto. Aiuto. Ti chiudo il canale. Stupratore. Ti chiudo il canale. Non c'è la mia nuova password. Stupratore. Giuseppe. È morto. È morto Giuseppe. Si può sapere che morte avevi fatto? Ah, ma la. Sto cagando. Hai detto che il 14 hai detto che il 14 stavi al gabinetto tutta la giornata. E quindi mi sto concentrando su un'altra cosa. Ma qua fame, io ho mangiato alle 4. Adesso dico in No! Sono un organo copulatore maschile. Adesso dico i miei voti. Ora dico i miei voti a Giuseppe. Italiano 8, inglese 8, francese 7, storia 7, geografia 7, matematica. Fastidio 10. Fastidio 10. Scienze 7, tecnologia 7, musica 8, arte e immagine 8, scienze motorie sportive 8. Cono di magma. Valutazione del comportamento 8. Il ricchione Giuseppe, mi ha proprio scocciato. Giuseppe, quanto hai preso in inglese? Meno 2. Questi voti non te li possono mettere in quel. È la stessa cosa che dico anch'io. Sì, se arrotolo il foglio e me lo metto là, si può fare. Bravo, cretino. Alla fine lo metti su per il. E poi prendi tutti le gemme. Se quel figlio di puttana del professore di inglese non mi mette minimo 9 su inglese, dato che ho preso ai compiti di inglese tutti 9, anch'io sempre di cui un solo 8, e mi mette 8 quel brutto figlio di Io ho preso quel Kung Fu Panda già. Io i due test che ho fatto di inglese ho preso 9.5. Amala. Dove vai? La prima media. No, alla prima quinta, stronzata. Alla quinta media. Alla quinta media va mio fratello. Giuseppe, tu è la seconda, se non sbaglio. La prima. Quale affrontiamo per primo? Perché non c'è un ordine preciso come all'uno. Vero. Io andavo alla terza messa. Non leggere il messaggio. Professori. Tanto che sono stati. Ah, ma la. Ghiacciaio. Facciamoci ghiacciaio. La damello.